Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video speciale dove vi parlerò dell'aggiornamento che è previsto per i primi di luglio barra metà luglio. Allora, andando subito al sodo, la prima cosa, ovviamente più importante, che hanno detto finora su questo aggiornamento, che sa fino ad ora, sono l'aggiunta di un nuovo livello dei draghi, cioè i draghi a livello 5. Praticamente saranno delle bestie rare che ti aprono il culo, però io penso che non cambierà tantissimo, cioè da come attacchiamo ora, cioè le tecniche bene o male rimarranno sempre quelle, ovviamente faranno sì un po' più di danno, avranno un po' più di vita, ma non penso sia una cosa così tanto devastante. Infatti adesso non so video se sotto riesco a mettervi qualche clip di un video che ho trovato dove si vedono in azione tutto quanto. E soprattutto, a proposito del fatto che non sanno molto devastanti, una cosa che me lo fa pensare è che questi geni illuminati hanno aggiunto il secondo scorrengino. Lo chiamo così, sarebbe, il scorrengino sarebbe il volano, il volano, scusate, perché già il primo è una tavanata pazzesca, soprattutto sì, finché negli aggiornamenti non metteranno nuovi muri, tipo io che sono Dano il 10, sarà sempre un casino riuscire a inserire sempre tutte queste robe perché non c'è più spazio fra un po'. E quindi aggiungeranno questo secondo volano da mettere nel villaggio. Quindi, ok, potenzio i draghi, faccio un nuovo livello, diventano sdrogo, sono fighi, ma se aggiungo un'altra cosa che li spinge via, devono pensare che non esistono solo i draghi come truppa aerea. Quindi, chi attacca con mongolfiere, la Valonian o altro, sarà sempre più difficile riuscire ad attaccare bene. Allora, quindi detto questo. Non so se poi state riuscendo a vedere dai clip in sottofondo, cioè in sfondo, si vede che ci sarà anche una nuova grafica negli attacchi, cioè se vedete in basso, strisciolino in basso, si nota che lo sfondo, il layout delle truppe è diverso. Cioè, è fatto tipo con lo sfondo blu, hanno migliorato un po' la grafica e tutto quanto. E come vedete, infatti, tipo anche i draghi sono molto. Cioè più fighi tipo livello 5 fatti un po' meglio, sembrano una cosa che fa più paura rispetto ai draghi all'uno che sembrano una roba uscita dai cartoni animati. E in più, quello che si può notare ancora da questo clip video è la nuova grafica, la nuova impostazione, il nuovo settaggio delle fabbriche, cioè o degli eserciti. Se voi tipo andate su una caserma e premete per addestrare su una, avrete il blocco della caserma come al solito, normale. Con le freccine ai lati, però sotto avrete anche i vari riquadrini in modo che potete da lì cambiare, andare direttamente su tutte quante le caserme, non dover girare tutte o chiudere per andare da una all'altra. E come state, cioè, notando, in basso a sinistra, sempre nei vari riquadrini, ce n'è uno dove si vede spada e pozza pozza. Praticamente quello ti fa, se tu schiacci lì, ti fa vedere che cosa hai nel villaggio, cioè almeno per quello che ho capito io, che truppe hai nel villaggio, negli accampamenti, che truppe hai nel castello e che pozze hai nella fabbrica che hai fino ad ora, che hai avuto, cioè che hai in questo momento. Quindi è una cosa abbastanza utile perché come tipo quando attacchi in guerra, quando all'inizio attacca ti fa vedere tutto quanto, adesso te lo puoi vedere anche da lì per le cose normalissime. In più, come vedete a destra, invece ci sono due tasti per le pozze, non uno solo, quindi. Cioè all'inizio si pensava, si parlava di una nuova pozza che si fosse aggiunto il livello 6 alla fabbrica incantesimi. Per quello che si è capito ora, non è così. Non ci sarà un nuovo livello alla fabbrica incantesimi, ma ci sarà una nuova fabbrica incantesimi. Che poi tra l'altro in un pezzo del video si vede in basso a sinistra a un certo punto una fabbrica diversa da quella che abbiamo, che c'è adesso. E da questa fabbrica dovrebbe uscire una nuova pozza. Questa nuova pozza non si sa ancora che cosa faccia. Cioè, nel senso, pensavo fosse per coprire i depositi, ma a quanto pare no. Cioè, perché da quello che si è capito in giro, dal prossimo aggiornamento ci sarà la protezione dei depositi, che non solo Elisir nero, depositi anche di oro e di Elisir normale. Praticamente saranno immuni, cioè di per loro, ai colpi del fulmine. Praticamente è da anni che ci lamentavamo di questa cosa e finalmente sono andati da fare. Che tutti i bimbi minchia del cazzo per avere un po' di Elisir nero andavano a sbombardare con i fulmini sopra il deposito per ciularlo a chi era un po' più grosso. Ebbene, con questo nuovo aggiornamento non potranno più farlo, cioè o se lo fanno cazzi loro, peggio per loro, buttano solo Elisir perché non prenderanno assolutamente niente. Ciò non vuol dire che i depositi siano immuni a qualsiasi colpo, cioè tipo di cose che cadono, tipo come le mongolfiere, che se una mongolfiera muore, cade sopra un deposito, il danno lo fa lo stesso come qualsiasi altra cosa, vale solamente per i fulmini. Ebbene, quindi la nuova pozza non si sa ancora cosa faccia, vedremo più in là.
Questo è quello che si sa fino ad ora, vi ho riassunto un po' tutto, vi invito sempre a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale, per il video 500 iscritti tranquilli che arriverà probabilmente settimana prossima anche per la challenge, perché ho avuto qualche problema in generale nell'organizzarmi anche con la mia ragazza così, quindi adesso dobbiamo vedere un po' di farlo, comunque lo faremo, state tranquilli, ci vediamo al prossimo video, bella a tutti. Momento. Stavo finendo di editare ed è uscito un nuovo spoiler del prossimo aggiornamento, cioè all'aggiunta di due leghe, la lega Titani e la lega Leggende, cioè prima Leggende e poi Titani. Allora, praticamente sono aggiunte queste due nuove leghe, la lega Titani parte dalle 4100, cioè vuol dire che praticamente la lega Campioni rimane alle 3200 alle 4100, dopodiché scatta la lega Titani 3. Che va dalle 4100 alle 4399, e ovviamente i bonus e tutto quanto, e gli attacchi aumentano. Poi sarà la Titani 2 e la Titani 1. Queste saranno divise fino ad arrivare al raggiungimento delle 5000 coppe. Alle 5000 coppe si sarà sbloccata la Lega Leggenda, che ha un bonus enorme comunque di 250.000 risorse e 2000 dinero al singolo attacco. E questa cosa qua che ha aggiunto poi questa particolarità, cioè la Lega Leggenda ti rimane, cioè nel senso, se tu concludi la stagione a 3000, cioè a 5000 coppe, più di 5000 coppe, la stagione successiva ti si resettano le coppe a 5000, quindi puoi anche chiudere a 5100 per dire, ti ritornano a 5000, però ti aggiungono un numerino sullo stemma della leggenda. Praticamente se tu, si va avanti sempre così all'infinito, cioè ogni stagione che tu concludi a oltre le 5000 coppe ti aggiungono un numerino, quindi tipo vedrai il tuo stemma della leggenda più 1, più 2, più 3, più 4, cioè arriverai tipo leggenda con il 35 sopra, per dire, e questi numerini servono per darti un piccolo bonus quando inizia la stagione successiva, perché ovviamente sennò la gente si incazzerebbe, si dicono io mi sono fatto sbatti per salire fino a 5002 e mi ritrovo 5000. Praticamente l'hanno fatto per impedire ai giocatori di salire troppo, in modo che queste nuove leghe possano durare per un altro paio, per un po' di anni, perché sennò veramente qui la gente iniziava a salire troppo di coppe. Quindi ti ritornano 5000, però loro, in base a quante volte sei stato in Lega Leggenda, ti danno un piccolo bonus di coppe all'inizio della stagione successiva. Tipo qua si vede che se sei la 35esima volta che ci rimani, ti danno un bonus di 230 coppe all'inizio, tipo al lunedì, quando ti si resetterà tutto quanto. E niente, questi sono due nuovi aggiornamenti, cioè la nuova cosa che hanno detto oggi, le aggiunterò adesso alla fine, ci vediamo al prossimo video, bella a tutti!